Ciao a tutti i corsari del web, io sono il Coissaro e quest'oggi siamo ritornati su un nuovo Talk About. Allora, innanzitutto comincio subito dal dirvi una cosa così rapida. Non sono... prima o poi cambio, cioè faccio quella cosa che vi dicevo, cioè, ok? Non ho... cioè, avevo il tempo, ma mi è stato rubato. Lasciamo stare. Allora, quest'oggi, così andiamo rapidi, andremo a parlare di un argomento interessante e riguardante sempre il mondo videoludico, ovvero dei pass battaglia. Che cosa ne pensa il Cois dei pass battaglia? Ovvero, per chi non sappia cosa sono i pass battaglia nei videogame, semplicemente sono delle scelte che i programmatori fanno, di solito nei giochi free to play, per tentare i giocatori a fare qualche acquisto. Perché i pass battaglia di solito sono comunque biglietti, chiamiamoli pure, è un biglietto che costa soldi reali, non può essere comprato con la moneta di gioco, e non ti va a dare dei vantaggi, cioè, no, nonostante il fatto che sia un semi pay to win, allora, parlando di Clash Royale, è un semi pay to win, proprio semissimo, diciamo, ti dà immagini estetiche per le tue torri, per le varie cose, ti dà dei premi, gemme, casse, e in Clash Royale, per chi lo conosce, comunque le casse sono estremamente importanti perché ti permettono di trovare ciò che ti serve per potenziare le tue truppe, e quindi più sono forti le tue truppe più vai avanti, e quindi è un semi pay to win, proprio semi. Poi invece in alcuni giochi come in Apex invece è molto onesto, perché in Apex tu compri il pass battaglia semplicemente per le skin delle armi, le skin dei personaggi, quindi è una cosa per sostenere il gioco. E anzi, io azzarderei a dire che alcuni pass battaglia, appunto come quello di Apex, sono estremamente più convenienti e onesti rispetto a pass battaglia come quello di Clash Royale, perché quello di Clash Royale deve essere acquistato ogni fine stagione. Adesso non so come funziona il pass battaglia di Clash Royale perché ci ho smesso di giocare, però praticamente ogni pass battaglia là lo devi acquistare, non so quanto costi, non so, però devi acquistarlo sempre così, non c'è la possibilità di fare qualche sconto, cose così. Invece altri pass battaglia come quelli, io faccio questi due esempi perché conosco solo i pass battaglia di questi due, non conosco altri pass battaglia, quindi faccio gli esempi solo su questi. Altri pass battaglia come quello di Apex sono estremamente onesti. Perché? Perché praticamente sì, tu ottieni le skin principalmente, però se tu riesci a raggiungere fino al livello 100 del pass battaglia di Apex, su 1000 monete che paghi con i soldi reali, quindi erano tipo 10 euro, su 10 euro che paghi di 1000 monete di speciali di gioco, tu se raggiungi il livello 100, pian piano non te le danno a livello 100 tutte, però ti danno ogni tot, te le restituiscono fino a raggiungere 950. Quindi 750 di scarto. Quello è fantastico, cioè se uno gioca unicamente ad Apex perché gli piace il genere Battle Royale, quel pass battaglia io direi alle persone che ci gioca, compratelo se ci giocate tanto, perché cavolo, cioè è probabilmente il pass battaglia più figo del mondo videoludico. Cioè non riuscirei nemmeno a pensare a un pass battaglia che non sia più conveniente di quello. Cioè tu spendi 10 euro e pressoché ce l'hai all'infinito, cioè perdi solamente 50 monete ogni stagione. Cioè una cosa allucinante, cioè fantastico, cioè tu supporti... I programmatori di Apex, che dovrebbero essere gli stessi di Titanfall, hanno avuto una genialata con questo gioco, perché loro sì, ti inducono un po' a spendere, però a lungo termine. Cioè tu spendi 10 euro a lungo termine, così loro ti praticamente dicono: guarda, conviene, perché non fare di nuovo dopo un po'? E così hanno dei guadagni. Cioè, comunque sia, adesso non parliamo di guadagni, comunque molto onesto per il giocatore. Comunque sia, sono abbastanza sicuro che se adesso io mi metto a cercare su internet un secondo, scrivo per esempio pass battaglia pay to win, così vediamo un attimo. È vero, ora che guardo, ci sono anche su Fortnite i pass battaglia, e anche lì si trovano solo le monete comprabili di gioco, skin varie per i picconi, cose, sì, emote, comunque sì, anche quello di Fortnite è onesto però tra virgolette,
Forse qual è? Non lo so, perché non ci ho mai giocato. Non mi ha mai affascinato troppo Fortnite, quindi non saprei. Diciamo che al momento non riesco a cercare granché, perché appena scrivo pass battaglia o cose, nonostante il fatto che metto anche pay to win, i primi pass battaglia che vengono sono quelli di Clash Royale, Apex e Fortnite. Non esistono, esisteranno sicuramente altri, però essendo questi super famosi coprono tutto. E ora che guardo, cioè io in sé per sé ho detto sono stato velocissimo, quindi signori, non concludiamo quel video, portiamolo ancora un poco avanti, così, no? Vi faccio io un paio di domande adesso. Come state? Tutto bene? Cioè, sono passati quanti mesi? 2 mesi dall'inizio della scuola per chi va alle superiori o alle medie. Come ve la siete presa? Bene? Tutto bene? Tutto male? Chi invece lavora va tutto bene il lavoro? Dai, si spera sempre che vada nel meglio. Il mio... Adesso parlo io perché... Voi mi risponderete nei commenti dopo, quindi non è un po' inutile aspettare le risposte in live. Quando sarò capace di fare il live potremo fare queste belle conversazioni scialle, così belle, immediate. Diciamo che il corso per ora va, cioè passa, il corso passa. Certo, effettivamente è stancante come me lo immaginavo dover fare sia il corso che i video per YouTube, però... Questo ed altro per portare avanti le mie attività che mi piace un sacco. Mi mancava proprio fare video su YouTube. Cioè, ormai sono... Da quanto ho ricominciato? 4 mesi dovrebbero essere. Volano! Mi sembra ieri. Ma se non c'è nemmeno... Mi stupisco anche dei miglioramenti proprio personali che sto facendo. Cioè, perché... Nonostante il fatto che io su YouTube sono da molto tempo. Voi non sapete nemmeno da quanto tempo io... Ho provato a fare canale su YouTube. Ve lo dirò a tempo debito. Ce lo teniamo bella nascosto questo argomento. È così vi incito un po'. No, non è incitare il giusto termine. Così maledetto. Vi metto un po' il pepe sulla curiosità. Non si dice così nemmeno. Però non mi viene in mente nulla. Poi qualche progettino. Così adesso ve lo spoilerò tra virgolette. Ho intenzione di potenziare un attimo il computer. Però posso anche dire, ho intenzione di potenziare la RAM e appena avrò le risorse mi installerò dentro un blocchetto da 16 GB di RAM. Sì, un blocchetto da 16 GB, ne ho già 8 dentro, 2 da 4, però adesso ricerco bene come delle statistiche che devono essere gli stessi parametri giusti, altrimenti non che scoppia il computer, però non lavora bene. Quindi io mi metterò là, appena avrò i fondi potenzierò, perché ho intenzione di fare qualche piccola robetta su una serie che non vedrete questo mercoledì nemmeno. Signori, vi ho già detto troppo, ormai 10 minuti di registrazione. Voglio anche dirvi che mi fa molto piacere il fatto che Mi sosteniate nelle serie pomeridiane così tante. Infatti mi fa molto piacere che Misteri, Segreti e Leggende sia andata così in debutto. Sono molto soddisfatto della cosa. Ovviamente questa settimana, neanche a ricordarvelo, va a rotazione. Parleremo di un altro bestia brutta o qualcosa del genere. Gli ultimi sono già fatto una lista, a meno che non me la sia persa. Dovrebbe essere qui da qualche... Non la vedo, mi sto preoccupando, la cerco tra un po'. Comunque sì, mi ha fatto veramente molto piacere che questa serie di Misteri, Segreti e Leggende vi stia piacendo. Poi non ho visto nessun commento riguardo se sarà una serie a parte per in segreto oppure se la teniamo là, quindi per il momento la teniamo là. Quindi i segreti saranno parte di In Segreto, anche se sarà una cosa un po' più scialla, così... tutto serio, poi... cosa è successo? Dov'è l'atmosfera... Dov'è l'atmosfera cupa? Chi è che suona il telefono? Grazie che... Ok, grazie che mi hai messo a fuoco, finalmente. Suonerà per un po' il telefono di là. Sempre qualcuno che vuole rifilare qualcosa. Che ne so... Non so già, guarda, avrei risposto? Sì, pronto? Buongiorno, siamo della crema cosmetici, vorremmo parlare con la signora. No! No, ovviamente non si risponde così al telefono, però è quello che si vorrebbe. No, non ci interessa, grazie! Ma signori, diciamo che spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi lascio in descrizione anche per mi piace Instagram, condividete il video per supportare il canale e noi come al solito ci vediamo prossima volta con un nuovo episodio di Talk About. E vi ricordo sempre che con l'hashtag Talk About
mi potete suggerire nuovi argomenti da discutere in questa serie che ormai prosegue da un sacco di tempo. Spero anche che mi rispondiate alle domande che vi ho fatto prima, perché sono parecchio curioso al riguardo. Arrivederci!